Entra il drago, esce la tigre. Machinobis Bosch Productions è sempre qua con il Commodore 64 Advent Show. Sempre qua si fa per dire, è il 23 dicembre e tra pochissimo l'avvento arriverà decretando la fine del Commodore 64 Advent Show, ma abbiamo ancora qualche cartuccia molto importante da sparare, quindi sigla! Commodore 64 Advent Advent Show, Show! Kenobis Bosch presenta Commodore 64 Cartucce roventi, cartucce pesanti, cartucce un po' orientali appena appena e lui, lo avete riconosciuto dalla suola delle scarpe, è Year Kung Fu, signori, una grandissima conversione, una conversione soprattutto giocabile, giocabile che fece impazzire noi ragazzini all'epoca. Io avevo dunque, ero 85, in realtà inizio 86, quindi avevo 12 anni, perfetto. Per attecchire su una giovane mente il buon Year Kung Fu. Andiamo a saperne di più di Year Kung Fu, con delle belle barre colorate. Year Kung Fu, gioco eccezionale, importantissimo nella storia della sala giochi. Konami 85 inventa il Pantheon di avversari da sconfiggere, non omino bianco, omino rosso, come in. Non omino rosso, omino bianco, come in Karate Champ, ma. Un personaggio, un eroe, Ho Long, come il tè Ho Long, che combatte contro tanti diversi sgherri del cattivo finale, il boss, Blues. High score, high score. Load or reset high score list. Niente, non mi interessa niente. Perché mi fate sempre queste domande e mi confondono? Allora, devo dirvi una cosa. Io sono abbastanza forte. A Year Kung Fu per Commodore 64. Prima di cominciare questa registrazione, ho fatto una partita di prova e in questa partita di prova ho fatto una partita of the Magians, come si dice, veramente incredibile, e ve lo posso dimostrare con questo screen che vado ora a visualizzare sulle note di Martin Galway che state sentendo. Mi vedete statico perché è uno screenshot. Guardate il punteggio, 998.000, insomma, ha un soffio da 1 milione. Torna in te, Babici. Eccomi qua. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho azzerato il contatore, ho fatto più di 1 milione di punti. Per esattezza ho finito la partita a 1.113.000 punti. Quindi una buonissima partita che ovviamente adesso non riuscirò a replicare. La musica di Martin Galway intanto ci ispira, ci riempie di eroina, ci riempie di eroismo, ma anche di malinconia, perché è una eccezionale rendizione di Magnetic Fields di Jean-Michel Jarre, ma secondo me torneremo a parlarne dopo. Io direi di cominciare la partita della vita, la partita in cui il leone deve tornare a ruggire. Entra il drago, esce la tigre, ma il leone finora ha succato malamente. Vai, Bisboch, difendi il tuo onore. Ora, naturalmente sarà una partita di merda, perché siccome quella prima è stata una partita fenomenale, ora sono stanco, quindi non riuscirò a fare niente. Infatti comincio con un perfect. Bene, bene, bravo Leone. Subito vince una vita, ogni 20.000 punti si vince una vita. La cosa interessante del gioco per Commodore 64, a differenza del gioco da sala, è che il ritmo è più veloce. So che non ha nessun senso che un gioco del Commodore 64 sia più veloce della sua controparte arcade, ma è così. Se guardate, i match durano veramente pochissimo. Anche perché sto morendo, ecco, mi sono distratto lì. Prima non parlavo e performavo, ora parlo e come al solito va tutto a remendo. Scusate, abbatto Star e torno. Poi calci in faccia. E poi c'è la cosa bellissima che loro usano le armi. Mentre invece io sono un poveretto. Vai a dormire, vai a dormire, vai a dormire! Ti ho detto di andare a. Vince una vita colpendo una stellina con il calcio volante e la butta a dormire. E finisce con questa mossa del cosacco bellissima che mi è sempre piaciuta tantissimo. Poi. Non Nunchaku, vedete, loro hanno armi, armi, io sono come un ciurabadura. Brutalità! L'importante è essere brutali. A differenza del coin-op che è estremamente tecnico, in Year Kung Fu per Commodore bisogna pestare come dei fabbri. E non perdere nemmeno un frame. Quindi non è un gioco di abilità, ma un gioco di endurance, come si dice in termini di game design, cioè. Bisogna concentrarsi sul beccare tutti i frame per non lasciare spazio al nemico, quindi è una fatica fisica più che altro.
quindi un match può durare circa 5 secondi. Beh, ho vinto un po' di vite, perché ogni perfect sono 20.000 punti e si vince una vita. Allora, qui comincia, cambia lo scenario e comincia, anzi già cambiato prima ma non mi sono accorto, comincia la tecnica del paso doble, quindi vabbè, ve la spiego tra un attimo, prima fatemi sconfiggere. Chi è questo? Club, non fare il stupidino, bravo. La tecnica del paso doppio è questo stranissimo, sembra che ballino gli Air Kung Fu su Commodore, è vero, ahi attenzione, questa è difficilissima, questo è il nemico più difficile del gioco probabilmente, perché ha questi ventaglietti che sono anche homing, cioè che si regolano a seconda di dove sei tu per farti un fastidio. Questa ti mi toglie almeno 5 vite sempre, quindi il gioco consiste nel prendere vite per riuscire a morire tante volte finché imbrocchi la sequenza buona per sconfiggere Fan. Fan, chiamata amichevolmente in sala giochi, fanculo. E adesso capite perché. Anche in sala giochi era bella. Guardate come riesce a superare la mia tecnica del paso doble, è incredibile. Riesce a inserirsi nei mid-frame e poi spara i ventagli, se vedete, anche con i piedi, è una cosa inspiegabile. Non se neanche muove e spara ventagli a due altezze. Veloce, sapido, indistruttibile, questo è Air Kung Fu. Allora, forse questo è uno dei pochi nemici in cui effettivamente la tecnica ha un senso. Calcio gli istinti malissimo, ecco, e poi ti incastra queste robe, cioè quello che faccio io a tutti gli altri, e lo fa a me. No, mancavano solo due! Dai, concentrazione, Bisboch, concentrazione ce la possiamo fare. Avete visto lo screenshot, sono riuscito a fare 1.000.000, cribio, riuscirò a superare questa pivellaccia. Vai via. Oh, sono nel punto sbagliato, è a spot, bisogna capire lo spot, il sweet spot. E questo non era uno sweet spot. Comincia a infastidirmi. E lo capite perché non riesco più a parlare. Oh! Che mi dai, poi dicono non ci sono personaggi femminili forti nei videogiochi, cioè questa qua ti fa un paiolo since 1985 così. Non puoi, devi incastrarti col mio paso doble. Il paso doble sarebbe quello sgambetto che fa lui mandando in basso. Lui ha tantissime mosse, ma la verità è che su Commodore non servono quasi un cazzo. Sono tre mosse che servono, il calcio volante è questo, che però con lei è inutile perché ti bersaglia di ventagli, e il calcio basso e basta in sostanza. How humiliating, devi troppo morire. Ah. Tutta la partita si svolge all'insegna di una grinta esasperato. Oh! Uno ne mancava. Mi sta decimando letteralmente perché avevo tipo 10 vite. Vai via! Adrenalina! No, non ho l'età per sta roba! Non ho l'età! Per amarti! E per pigliare i tuoi schiaffoni! Vai via! Avrei voluto darvi uno spettacolo migliore. Sostanzialmente l'ho battuta per culo tre volte prima, sono arrivato al round 37, vuol dire che l'ho superata almeno tre volte. Invece adesso mi sta facendo proprio imbestialire, imbufalire. Mi spettino. È l'ultima vita, signori. Vabbè, signori, è andata così. È andata come è andata, la fortuna è ritrovarsi primi nei score e poter scrivere il proprio nome, con una certa malinconia, perché ho la prova video, anche se volete ve la mando, oltre che fotografica, del fatto che ho superato il milione prima, e insomma, l'ho fatto apposta perché sapevo che poi finiva così in questa, nella bella, diciamo, no?
È un grande classico. Sto scrivendo il mio nome meccanicamente come un disperato. Per simulare la sconfitta. Niente, sono 10 minuti che gioco e avete visto praticamente per 8 minuti probabilmente una sconfitta costante, ma questo è solamente un insegnamento. Un insegnamento a diventare più forte, a diventare anche più belli, perché no? Ma soprattutto ad accettare quello che succede, ad accettare con umiltà. Mentre in questo percorso che ci porta dall'oscurità alla luce, finora siamo ancora abbastanza nell'oscurità. E domani, il 24 dicembre, c'è l'ultimo gioco. Il gioco che concluderà il Commodore 64 Advent Show del 2017. Ce ne saranno altri? Chi lo può dire? Siamo nelle mani del Sol Invictus. Quindi io vi saluto, vi do tanti bacini e vi dico ci vediamo domani. Sarete tutti impegnati a prepararvi per la vigilia, ma c'è l'ultimo gioco del Commodore 64 Advent Show. Ed è sulle note di Martin Garvey, questa musica stupenda, bellissima, che vi invito a giocare a Kung Fu e a fare un po' meglio di me. Non riesco ad interromperla, anzi sapete cosa faccio? Vado via io e vi lascio qua ad ascoltarla, perché no?